I've got something in my soul. I wanna give it up. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, grazie. Dalla piazza Vittorio Emanuele di Bennabilli, Arabella e Paolo presentano il decimo Mostrival. Buonasera a tutti. Pubblico delle grandissime occasioni, colpo d'occhio da qui che vi garantisco, veramente eccezionale. Cominciamo. Eccoci tutte pronte, l'Aurora Salutar recitava una famosa canzone pennese d'altri tempi. Cosa di meglio quindi per introdurvi e coinvolgervi a queste 3 ore 3 di musica, spettacolo e fantasia? Alla Piazza, un magico teatro, soprattutto per artisti ormai di professione come noi, che comunque abbiamo sempre l'hobby di trascorrere chi 8, 9, 10 ore in ufficio, in cantiere. Comunque la piazza ha sì sempre la capacità di farci sentire il pubblico sulla pelle e non potevamo scegliere niente di meglio per festeggiare con voi il decennale. Ma quanta fatica, pensate solo a dover posizionare le 1000 sedie. Bello sforzo, direte voi, ma provate a dover scalzare uno per uno tutti i cubetti di porfido per via che le sedie non zoppicassero. E il clima? Cosa non abbiamo fatto per garantirvi una serata con questo clima eccezionale? Fortuna, direte voi, direi proprio di no, perché se fate attenzione un attimo sentirete questo ronzio che viene da qua vicino. Ebbene, è il cervellone che gestisce l'afflusso di aria calda fredda dai numerosi termoconvettori posti ed occultati ad hoc nelle numerose parti della piazza. Ma cosa non faremo per voi? E pensare che Voci di Corridoio davano questa come l'ultima edizione, nel senso che non ne avremo fatte più. E penso che, vista la fatica che abbiamo effettivamente fatto quest'anno, può darsi che queste voci abbiano poi di fatto ragione. Comunque, battendo la concorrenza spietata di impresari, sottraendoli alle lusinghe di contratti faraonici, anche quest'anno siamo in grado di offrirvi quanto di meglio il panorama della canzone italiana ha per voi. Ma non aspettatevi
dei presentatori inamidati, anzi, e ne vedremo durante queste 3 ore di spettacolo. E per darvi dimostrazione di questo, direi di partire con la prima presentazione.